Questo progetto è cominciato nel 2013, quando abbiamo acquistato queste piccole galline per lo studio che abbiamo a Milano. Siamo entrati in contatto con il mondo delle galline ornamentali che non conoscevamo assolutamente. Siamo stati invitati a scattare delle foto, in quanto ci occupiamo da sempre di fotografia, soprattutto nel mondo della moda e della pubblicità, a Milano, e abbiamo scoperto questo fantastico mondo con mille appassionati, mille razze di galline assolutamente incredibili e soprattutto bellissime. Il primo progetto è appunto Chicken, che ritrae questi animali appunto come se fossero delle modelle, per cui è tutto molto improntato sul lato estetico e sulla personalità, e sul ogni animale ha un suo modo di porsi. Chicken in Love abbiamo cercato di dare un racconto un po' più profondo, che non fosse solo legato al mondo dell'estetica, nel senso che è nato mettendo insieme queste galline della stessa razza, per cui ovviamente il gallo e la gallina perfetti, bellissimi. Abbiamo realizzato che in fondo non era un bel messaggio, e non ci piaceva l'idea che il bello fosse legato solo alla coppia perfetta in qualche modo, per cui abbiamo cominciato a mischiare sul posto razze diverse, dimensioni diverse, due femmine, due maschi, un po' come succede nella realtà, per cui le coppie sono assolutamente variegate, mischiate in qualsiasi modo. Due artisti italiani che anche furono artisti che si interessarono di corrida, di carri italiani, di altre attività. Al finale si dedicarono a questo nuovo mondo che è fantastico. Non pensavo di incontrare tante varietà di galline, e poi la idea di fare Chicken to Chicken Love credo che sia molto interessante. Abbiamo fotografato un po' animali da tutto il mondo, infatti una delle cose che facciamo è andiamo in queste esibizioni dove ci sono delle gare proprio per scegliere le razze più belle, le forme più belle, dove c'è a disposizione un po' tutte le razze del mondo, e da lì abbiamo scelto soggetti e specie che tra l'altro ci piacevano. Non corrispondevano allo standard di bellezza, non era necessariamente l'animale che vinceva il concorso come quello più bello, ma perché in realtà noi colpiva magari qualcosa di quell'animale in particolare. I think the result is the best interpretation of the hidden beauty of these simple and common animals. It's more like a painting because of the light. It reminds me the Caravaggio lights. Questo è un po' il nostro percorso, il nostro background, perché arrivando appunto da una fotografia pubblicitaria di moda e quant'altro, era abbastanza immediato immaginare i nostri animali, i nostri soggetti più come degli still life, più come degli oggetti, dei galli, delle galline da rappresentare al miglior modo possibile, togliendole dal loro ambiente naturale proprio, quindi renderli protagonisti in un fondo che non fosse più importante di loro, quindi questo grigio, questo fondo neutro era proprio per dare forza e risalto all'animale e all'immagine che stavamo realizzando.